Buongiorno a tutti. C'è una parola molto usurata, molto abusata, che ormai semina noia intorno a sé quando qualcuno ne parla. È l'espressione conflitto di interessi. Dico subito che bisognerebbe cambiarle il nome. Bisognerebbe chiamarla Pippo, Giuseppe, Giovanni. Come ci viene in mente, l'importante è riaccendere l'attenzione delle persone intorno a questo concetto che è diventato noiosissimo e impronunciabile. Chi è di sinistra non ne può più sentir parlare perché i suoi rappresentanti, tradendo il mandato popolare, non lo hanno mai risolto per legge, anzi lo hanno moltiplicato creandosi i propri conflitti di interessi, vedi caso Unipol. Nel centrodestra, appena uno sente parlare di conflitto di interessi, dice: ecco, è arrivato un comunista che ce l'ha con Berlusconi, come se il conflitto di interessi fosse soltanto il conflitto di interessi delle televisioni di Berlusconi, che è il più grosso ma non è l'unico. E quindi anche il conflitto di interessi che riguarda proprio le dimensioni del campo dove poi destra e sinistra devono giocare la partita, cioè riguarda le regole, è diventato oggetto di lotta politica, una specie di guerra per bande, per cui è un po' come quando uno parla di giustizia e dice: ah, ecco, questo è di sinistra. In realtà parlare di giustizia non è né di destra né di sinistra, sono questioni prepolitiche che attengono alle regole. Quindi cambiargli il nome per ridargli sostanza, per ridargli senso. Se ci fosse un'opposizione in Italia, e purtroppo non ce l'abbiamo, appunto, salvo Di Pietro e pochissimi altri, avrebbe un'autostrada di fronte a sé in questi giorni, perché tutto quello che ha iniziato a fare il governo Berlusconi rientra sotto il capitolo conflitto di interessi e la gente lo capirebbe benissimo, facilmente, spiegandole alcune cose. Perché tutti i provvedimenti che vengono presi in materia di sicurezza, di legalità e di giustizia sono frenati dal fatto che Berlusconi non può far funzionare la giustizia e quindi non può dare sicurezza ai cittadini, perché, come è noto, se la giustizia funzionasse lui sarebbe rovinato. Quindi continua a far finta di far funzionare la giustizia, in realtà non lo può fare, continua a sfasciarla. Se l'opposizione esistesse e fosse capace di parlare ai cittadini, soprattutto ai cittadini che hanno votato per Berlusconi, potrebbe far loro capire: ecco, vedete, volevate sicurezza, avevate ragione, avete scelto le persone sbagliate. Poi magari erano sbagliate anche le altre, ma comunque più sbagliate di queste era difficile. Si potrebbe fare un piccolo riassunto per incominciare a raccontare questo conflitto di interessi, o meglio, chiamiamolo Pippo. C'era una volta un signore che nel 1994 aveva le sue aziende sotto inchiesta, come tutte le grandi aziende italiane, soltanto che le altre aziende italiane, rassegnate al fatto che, avendo pagato tangenti, dovevano comunque renderne conto, andavano dai magistrati, confessavano, patteggiavano, restituivano, cercavano di sistemare le loro cose senza strappi. Una di queste aziende aveva un proprietario il quale non ci voleva stare a fare una sua confessione. Perché non ci voleva stare? Perché avrebbe dovuto confessare troppo, più delle altre, non solo le tangenti ai partiti, eccetera, avrebbe dovuto confessare anche rapporti con la mafia e corruzione di giudici. Corruzione di giudici per comprare sentenze che dessero ragione a lui che aveva torto e torto alle controparti che avevano ragione. Stiamo parlando di reati talmente gravi che era impossibile confessare e rimanere sul mercato, persino in un mercato baccato come quello del capitalismo italiano. Quindi optò per la seconda soluzione: salvarsi dai processi entrando in politica. Infatti disse a Montanelli, a Biagi: entro in politica per non finire in galera e non fallire per debiti. Devo dire che ha mantenuto entrambe le promesse, questo è il vero contratto con gli italiani e questo è stato rigorosamente mantenuto. Infatti 15 anni dopo lui non è ancora andato in galera e non è ancora fallito per debiti, anzi i debiti li ha scaricati sul mercato cosiddetto, quotando in borsa le sue aziende, e nel frattempo ha fatto un sacco di soldi grazie a una serie di leggi innumerevole. Ma
Il conflitto di interessi era appunto quello, che all'inizio era chiaro: può una persona che ha le aziende sotto inchiesta andare in politica e sfasciare la giustizia per evitare che le sue aziende, oltre che sotto inchiesta, finiscano anche condannate? Nel 1994 sembrava impossibile, oggi è cronaca quotidiana, oggi si dà per scontato che certo sta lì, di che cosa dovrebbe occuparsi se non delle sue aziende e degli affari suoi, mica dei nostri, no? Ci sono molte persone che lo danno per scontato senza rendersi conto che loro non fanno parte di quelle aziende e quindi apparterrebbero a quelli che hanno interessi opposti, è appunto il conflitto di interessi. Oh Pippo. Nel 1994 capitò subito un incidente, c'erano un paio di indagini su suo fratello, gliel'arrestarono il fratello Paolo, quello che va sempre in carcere posto suo, e il fratello confessò dicendo che aveva fatto tutto lui per certe tangenti della Cariplo. Poi Berlusconi vinse le elezioni e venne fuori un maggiore della Guardia di Finanza che raccontò che il suo capo pattuglia gli aveva offerto un pezzo di una tangente che aveva appena incassato da una società della Fininvest e lui, giovane e integerrimo, o forse solo inesperto, rifiutò quel pezzo di tangente e andò a denunciare il suo capo ai superiori e a Di Pietro. Nacque l'indagine sulla corruzione alla Guardia di Finanza, si scoprì che molte verifiche fiscali erano addomesticate da tangenti. Furono arrestati un centinaio di ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza e coinvolti 500 grandi, piccole e medie aziende soltanto a Milano. Una di queste 500, anzi tre di queste 500, erano tre società della Fininvest. Le altre confessarono e patteggiarono. Le tre della Fininvest non potevano, perché? Perché il loro proprietario era Presidente del Consiglio. E allora il Presidente del Consiglio cominciò a lavorare. Dato che gli stavano per arrestare il solito fratello e il pagatore, il dirigente pagatore della Fininvest, Salvatore Sciascia, lui decise di fare un decreto, il decreto Biondi, per impedire ai giudici di arrestare le persone per i reati di corruzione e di tangentopoli. Il Pool di Milano si dimise pubblicamente dalle indagini su Tangentopoli perché disse: potremmo arrestare ancora i ladri di polli ma non più i ladri di Stato, è ingiusto, è una cosa che ripugna alla nostra coscienza e al nostro senso di equità. Fortunatamente la Lega e AN non ridotte ancora a protesi, a badanti del Cavaliere, lo costrinsero a ritornare indietro rispetto a quel decreto che fu ritirato. Infatti suo fratello finì in galera anche Sciascia, confessarono anche colpe che non erano loro, tant'è che poi il fratello fu assolto. Perché si disse che l'autorizzazione non l'aveva data lui a pagare la Guardia di Finanza, ma l'aveva data il fratello maggiore. Cadde il primo governo, arrivò il centrosinistra che per 5 anni fece tutto ciò che Berlusconi chiedeva in materia di giustizia. Prodi aveva un ottimo programma elettorale scritto dal ministro Flick, giustizia più efficiente, leggi anticorruzione, antimafia eccetera, non gliene fecero passare una in Parlamento, DS e Popolari. Si misero, PDS si chiamava all'epoca, i Popolari, D'Alema e Marini si misero d'accordo con Berlusconi e approvarono tutte le leggi che erano previste nel programma di Previti, che però aveva perso le elezioni, pazienza. Leggi che mandavano in prescrizione i processi, che buttavano via le prove, che costringevano i giudici a rifare i processi da capo cambiando le regole in corso della partita. Leggi contro i pentiti, leggi contro i testimoni, leggi contro i poteri dei magistrati, leggi che hanno sfasciato per 5 anni la giustizia rallentandola ulteriormente e producendo migliaia di nuove prescrizioni. Erano le famose leggi ad personas, nel senso che all'epoca ce n'erano centinaia di personas da salvare, erano tutti gli imputati di Tangentopoli che stavano per essere condannati. Nel frattempo si fece la bicamerale, un'idea geniale di Massimo D'Alema, per mettere proprio nella Costituzione che i giudici devono essere meno indipendenti e meno autonomi dalla politica, e aggiunse infatti tutta una serie, grazie alle bozze Boato, di interferenze del potere politico dentro la magistratura. Poi alla fine della legislatura Berlusconi gli fece pure saltare la bicamerale perché dargli la soddisfazione di firmare una legge costituzionale quando tanto ormai aveva ottenuto in Parlamento tutto quello che voleva, non gli avevano nemmeno fatto la legge contro il conflitto di interessi, nemmeno la legge antitrust sulle televisioni, e quindi all'ultimo momento fece saltare il banco e lasciò D'Alema con il cerino. Perché lui è così, i capi dell'opposizione li attira
come la mantide religiosa, li attira, ci fa una scopatina e poi se li mangia. Ha fatto così con D'Alema negli anni 90, adesso sta facendo la stessa cosa con Veltroni, che praticamente è già stato mangiato e digerito. Dopo quei 5 anni di disastro del centro-sinistra sui temi della giustizia, perché poi Prodi sull'economia aveva fatto bene, aveva portato anche l'Italia in Europa, infatti l'hanno subito mandato via per sostituirlo con D'Alema e poi con Amato, Berlusconi aveva di nuovo la vittoria in pugno e fu la legislatura dei 5 anni famosi, durante i quali non ha avuto tempo di fare altro se non leggi in materia di suoi processi. È il trionfo del conflitto di interessi, esattamente come la legislatura precedente, solo che in quella precedente era il centro-sinistra che gli faceva i favori, stavolta era lui che se li faceva da solo. Fu una legislatura nella quale, a parte la legge antifumo e la legge sulla patente a punti, credo che il grosso delle leggi riguardassero i processi e le televisioni del Cavaliere. Ma era difficile far capire alla gente che quelle leggi erano un danno per tutti i cittadini, perché erano talmente ritagliate sul suo caso che soltanto alcune andavano a danno anche degli altri. Quindi in quel periodo era più difficile far capire il conflitto di interessi. Passò la legge sul falso in bilancio, di fatto depenalizzato, la legge sulle rogatorie, che dovevano essere cestinate tutte quante perché mancava il timbro, il numero, la cosa, poi in realtà per fortuna era scritta coi piedi quella legge, contravveniva tutte le prassi e i trattati internazionali, e quindi fu di fatto disapplicata dai tribunali, nessun tribunale l'ha mai applicata, quindi non funzionò. Passò la legge che doveva facilitare lo spostamento dei processi, la legge Cirami, ma anche quella non bastò, perché poi bisognava dimostrare che tutto il Tribunale di Milano, 300 giudici, era infestato di toghe rosse, dato che lì tra l'altro a Berlusconi hanno sempre prescritto o in qualche piccolo caso assolto per insufficienza di prove, proprio tutto si poteva dire tranne che i giudici milanesi fossero prevenuti, anzi forse sono prevenuti all'incontrario a suo favore, e quindi il processo rimase a Milano e non andò a Brescia. Allora lui si inventò il lodo meccanico Schifani, che ovviamente essendo opera materiale di Schifani era anche quello scritto coi piedi, era di Schifani, e quindi fu immediatamente fulminato dalla Corte Costituzionale, quindi il processo restò sospeso 6 mesi, poi riprese. Fu lì che venne varata una legge devastante, non solo per i processi a Berlusconi, che uno potrebbe dire ma a me non me ne importa perché sono amico suo, no, anche per i processi a carico degli altri delinquenti. Furono di fatto dimezzati i tempi della prescrizione, per cui mentre il Parlamento continuava ad allungare i tempi dei processi, la prescrizione, che di solito deve essere commisurata ai tempi del processo, perché? Perché se no scatta prima che arrivi la sentenza, bene, la prescrizione fu immediatamente dimezzata, processi lunghi, prescrizione breve, risultato: tutte le sentenze di condanna si traducono in sentenze di prescrizione, e abbiamo pure gente impunita che se ne va in giro a dire mi hanno assolto perché ero innocente, sono una vittima di errori giudiziari, voglio il risarcimento. In realtà erano dei prescritti fottuti, cioè degli impuniti, della gente che l'ha fatta franca facendosi una legge, e la legge ex Cirielli, talmente indecente che Cirielli, che era un senatore di Alleanza Nazionale, quando ha visto come gliel'avevano snaturata con gli emendamenti Salva Berlusconi e Salva Previti, rifiutò di prestarle il nome, per cui ritirò la firma e non si trovò nessun altro che volesse chiamarla col suo nome, la dovettero chiamare ex Cirielli alla memoria. Quella, disse il ministro Castelli, avrebbe prodotto decine di migliaia di prescrizioni in più rispetto all'anno prima, e infatti da allora si prescrive quasi tutto, i tribunali sono ormai degli uffici dove entrano vagonate di carta ed escono vagonate di carta senza che succeda niente, è un po' come la macchina per tritare l'acqua. Quella legge passò. Berlusconi e Previti ottennero ovviamente dei benefici, anche perché in quella legge c'era scritto che chi ha più di 70 anni non finisce più in carcere, a parte Provenzano e i mafiosi. E infatti Previti fu di lì a poco condannato e, avendo compiuto i 70 anni, beneficiò di questa specie di regalo di compleanno che gli avevano fatto e non entrò più in galera, andò agli arresti domiciliari. E poi gli fecero un altro regalo che arriva fra un minuto, ma intanto la legislatura si concluse con la legge Pecorella. Perché? Perché ormai a Berlusconi era rimasto soltanto il processo in appello della SME a Riosto. E allora, dato che era preoccupato, aveva lì l'avvocato in Parlamento, Pecorella, che non faceva niente, gli ha fatto una legge che proponeva da tempo, fra l'altro, per abolire i processi d'appello. Non tutti però,
soltanto quando uno viene assolto o prescritto in primo grado, il PM non può più fare appello. Se invece uno viene condannato in primo grado, l'appello lo può fare ad libitum. Non hai vinto, ritenta, sarai più fortunato la prossima volta. Perché la giustizia serve ovviamente per garantire assoluzioni e prescrizioni, non per garantire la condanna dei colpevoli, nella loro ottica, conflitto di interessi, Pippo. Anche quella legge faceva schifo, Ciampi la rimandò indietro, loro la rifecero uguale, non ebbero il tempo materiale perché stava finendo la legislatura, hanno prorogato la legislatura di un mese per fare la legge che aboliva il processo d'appello a Berlusconi, dopodiché la Corte Costituzionale ha fatto giustizia e ha cestinato anche la legge Pecorella. Finita la legislatura, Berlusconi naturalmente ha perso le elezioni, perché? Perché si era fatto i cazzi suoi per 5 anni e qualcuno che non aveva proprio gli occhi foderati lo si è ancora trovato alle urne e quindi ha perso le elezioni, seppure di poco. Dopodiché è arrivato il centro-sinistra e che cosa ha fatto? Ha continuato a fare esattamente quello che faceva nel passato, a dargliele tutte vinte e a occuparsi degli affari suoi, del capo dell'opposizione, invece di occuparsi degli affari nostri. E quindi c'era subito un problema. Previti, condannato a 7 anni e mezzo, ne aveva già scontato uno e qualcosa. Con la legge ex Cirielli lo presero dal carcere e lo mandarono agli arresti domiciliari, doveva rimanere lì almeno 3 anni su 6 rimasti. Che cosa hanno fatto? I 3 anni di domiciliari glieli hanno abbuonati con l'indulto. Potevano fare un indulto di 1 anno? Sarebbe stato giusto. Alleviava un po' il sovraffollamento delle carceri, liberava 10-15 mila detenuti, teneva dentro i criminali grossi. E soprattutto era un piccolo sconto di pena, 1 anno. Bene, l'hanno fatto di 3 anni, mandando fuori 40, forse 50 mila criminali in pochi mesi, compresi quelli che erano in custodia cautelare. Perché? Perché ne dovevano salvare uno, Previti. Naturalmente in quel momento il centrosinistra ha cominciato a colare a picco e non si è più rialzato. E io ricordo quando io sull'Unità, Beppe Grillo sul blog, Flores d'Arcais, l'Unità di Furio Colombo e di Padellaro che continuavano a dire non fatelo, non fatelo, non fatelo, questo indulto è un disastro, non fatelo così, fatelo più leggero, non salvate Previti, guardate che gli effetti saranno devastanti. Ci siamo presi insulti, forcaioli, giustizialisti, mascalzoni, il risultato finale. Chi ha fatto quell'indulto, seguito poi dalla legge Mastella liberticida per la libertà di informazione, per fortuna passata solo alla Camera, è stato punito alle urne ed è ritornato Berlusconi, che naturalmente che cosa doveva fare? Le riforme istituzionali, il dialogo per un nuovo Stato, per una nuova Repubblica, questo se lo può raccontare la sera andando a dormire Veltroni da solo insieme alla Finocchiaro e a quei pochi altri gonzi che avevano creduto al dialogo col Cavaliere ormai trasformato in uno statista. Naturalmente il Cavaliere che problemi aveva? Aveva i soliti problemi, l'Europa e la Corte Costituzionale italiana e forse presto anche il Consiglio di Stato che gli dicono di cedere le frequenze a chi ne ha diritto e mandare Rete 4 sul satellite o venderla. E quindi, primo provvedimento, salva Rete 4. Secondo problema, un processo che sta arrivando a sentenza entro l'estate, il processo Mills. Guardate, non è un processo che nasce dalla perfidia delle toghe rosse, quello è un processo che nasce dal fatto che un giorno l'avvocato Mills, già consulente della Fininvest per la finanza estera inglese, scrive una lettera al suo commercialista Bob Drennan e gli dice: guarda che Mr. B, che sarebbe il nostro presidente del consiglio, mi ha fatto avere in Svizzera da un suo dirigente, tale Bernasconi, che poi è morto, $600.000, me li ha fatti avere in nero, perché quelli sono un regalo in cambio delle mie 2 testimonianze reticenti davanti al Tribunale di Milano, quando sono stato chiamato a testimoniare contro di lui, su di lui, nel processo per le mazzette e la Guardia di Finanza e nel processo per i fondi neri di Oliberian. Io non è che proprio ho mentito, però ho fatto lo slalom, ho fatto lo zigzag, non ho detto tutto quello che sapevo e l'ho tenuto fuori, dice testualmente Mills al suo commercialista, da un mare di guai. Questo in Italia, ma anche in Inghilterra, si chiama falsa testimonianza
perché ha giurato di dire tutta la verità, e se uno in cambio di una falsa testimonianza poi prende dei soldi, questa si chiama corruzione giudiziaria del testimone. Perché se corrompi un testimone che deve parlare di te o lo ricompensi dopo che non ha parlato di te, vuol dire che tu ti sei comprato il processo, cioè hai fatto in modo che un colpevole venisse assolto mentre era colpevole e meritava una condanna. Quindi, perché noi sappiamo di questa lettera? In fondo è una lettera privata di un cliente al suo commercialista, direbbe un italiano nella mentalità italiana. Attenzione, qui siamo a Londra. A Londra il commercialista Drennan, tenuto a regole di comportamento etico strettissime, con un codice deontologico severissimo, letta quella lettera dice: qui c'è puzza di mazzette, qui c'è puzza di evasione fiscale. Che cosa fa? Copre il suo cliente, ma manco per sogno, lo denuncia al fisco inglese. Pensate, il commercialista di Mills, pagato da Mills, denuncia Mills al fisco inglese, parte l'indagine e le carte vengono trasmesse ai magistrati di Milano per i reati commessi da quello che gli ha dato i soldi, secondo Mills, e cioè Mr. B. Abbiamo dunque la confessione di un consulente della Fininvest, di un ex consulente della Fininvest, è questo che innesca il processo, non le toghe rosse, eccetera. Naturalmente poi Mills, quando scopre che gli hanno trovato la lettera, si precipita a Milano, prima dice che è vera, poi la smentisce, poi ritratta la ritrattazione, ma insomma fa fede quello che hai scritto quando non pensavi che nessuno ti leggesse, a parte il tuo commercialista. Su questo si basa il processo Mills. È alla vigilia della sentenza, Berlusconi teme, sapendo ovviamente di avere fatto quello che ha fatto, una condanna, non perché il giudice è rosso, ma perché c'è la lettera di Mills che lo incastra, oltre al versamento. E quindi che cosa fa? Ancora una volta è costretto a difendersi per legge, anziché nel processo, cioè in aula, lui si difende dal processo, stando in un'altra aula, quella del Parlamento, dove ha scritto una lettera al suo riportino Schifani per farsi benedire, soprattutto per ottenere corsie di emergenza per una legge che è spettacolare. È la legge blocca processi. Pensate che cosa si sono inventati. Dice: noi blocchiamo tutti quei processi per fatti commessi fino al giugno del 2002 che si trovino nella fase o dell'udienza preliminare o del processo di primo grado. Naturalmente il processo Mills riguarda fatti commessi entro e non oltre il giugno del 2002 ed è nella fase del dibattimento di primo grado. Perché li blocchiamo per un anno, così mandiamo avanti gli altri. Pensate che generosità, LK ha fatto una vignetta bellissima, dice: Berlusconi altruista, rinuncia volentieri ai suoi processi a vantaggio di quelli altrui, è un samaritano praticamente. Quelli altrui andranno avanti, i suoi resteranno bloccati, ma insieme ai suoi resteranno bloccati tutti quelli come i suoi. E adesso qualcuno dirà: vabbè, saranno le solite 4 o 5 questioni finanziarie di cui siete fissati voi giustizialisti. No, vengono sospesi obbligatoriamente i processi per sequestro di persona, estorsione, rapina, furto in appartamento, furto con strappo, associazione per delinquere, stupro e violenza sessuale, aborto clandestino, bancarotta fraudolenta, sfruttamento della prostituzione, frodi fiscali, usura, violenza privata, falsificazione di documenti pubblici, detenzione di documenti falsi per l'espatrio, corruzione, corruzione giudiziaria, quella di Mills, abuso d'ufficio, peculato, rivelazione di segreti d'ufficio, intercettazioni illecite, reati informatici, ricettazione, vendita di prodotti con marchi contraffatti, detenzione di materiale pedopornografico, porto e detenzione abusiva di armi anche clandestine, immigrazione clandestina. Pensate, dopo tutte le menate che fanno con la storia dell'immigrazione clandestina, adesso gli sospendono i processi, calunnia, omicidio colposo per colpa medica, tutti gli errori dei medici, omicidio colposo per norme sulla circolazione stradale vietata, tutti quelli che stendono la gente per la strada ubriachi, bene, quelli non li si processa, truffa alla comunità europea, maltrattamenti in famiglia, incendio boschivo, molestie, traffico di rifiuti, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi, circonvenzione di incapaci. Tutti questi, essendo puniti con pene inferiori a 10 anni, vengono sospesi. Per sospenderne uno, l'Associazione Magistrati ha calcolato che ne sospende circa 100.000. Esempio,
perché poi c'è anche un aspetto psichiatrico in questa legge. Uno straniero irregolare violenta una studentessa alla fermata del tram. Secondo esempio, un giovane studente cede una canna di hashish a un coetaneo. Quale processo viene sospeso e quale invece si fa subito? Si fa subito quello allo studente che ha ceduto la canna, mentre quello allo straniero irregolare che ha violentato la studentessa è rinviato a data da destinarsi. Due zingarelle rapiscono un bambino. Oppure, due zingarelle rubano un pezzo di formaggio in un supermercato e uscendo urtano la guardia giurata. Quale processo si fa per primo? Naturalmente quello alle due zingarelle che rubano il formaggio, non a quelle che rapiscono il bambino. Risposta numero 3. Un chirurgo in un'operazione fa un grave errore e provoca la morte di un bimbo. Un giovane ruba un telefono cellulare a un coetaneo e lo minaccia con un coltellino. Quale processo si fa prima? Si fa prima quello del furto del cellulare, non quello dell'errore medico. Esempio numero 4. Un assessore becca una tangente per truccare appalti. Secondo esempio, suo figlio compra un motorino rubato e poi ci cambia la targa. Indovinate quale processo viene sospeso? Naturalmente quello per la tangente, invece quello per il motorino si fa subito. Infine, uno straniero ubriaco al volante di un'auto rubata investe 3 pedoni sulle strisce. Oppure, due parcheggiatori abusivi chiedono 1 euro a un automobilista e minacciano di rigargli la macchina se non glielo dà. Quale processo si fa per prima? Quello al posteggiatore abusivo, quello allo straniero ubriaco che ha steso le 3 persone sulle strisce, no. Questi sono tutti esempi che ha fatto l'Associazione Magistrati in uno studio sugli effetti di questa legge. Una legge che oltretutto non sospende i processi solo per 1 anno, dice di sospenderli per 1 anno, poi in realtà bisognerà rimetterli a ruolo. La prescrizione si blocca per 1 anno, dopodiché tutti i tempi morti, anni e anni, che richiederanno ai tribunali per rimetterli nel ruolo, farà sì che tutti questi processi sospesi per 1 anno in realtà riposeranno in pace e finiranno tutti in prescrizione, compreso quello a Berlusconi. È quello che vi dicevo prima. È facilissimo con questi esempi far vedere come per bloccare il processo Mills si bloccano un terzo praticamente dei processi che poi realmente si fanno, un quarto, un quinto, ma insomma stiamo parlando di una quota enorme, che tutte le vittime che erano lì, che aspettavano finalmente di avere giustizia in quei processi, gli si dice chi si è visto perché Berlusconi esce e quindi escono anche tutti quelli come lui. Il conflitto di interessi è immediatamente chiaro, lo si capisce benissimo. Il nostro interesse è che quei processi si facciano, il suo ovviamente è che quelli non si facciano, perché così non si fa nemmeno il suo, che non arriva a sentenza, e lui lo sa come sarà la sentenza. Prossima settimana vedremo, tanto la stanno scrivendo, quali conseguenze provocherà e quali balle ci stanno raccontando a proposito del lodo Schifani bis. Il lodo Schifani bis stanno preparandolo, stanno decidendo quali alte cariche inserire, perché 5 sembravano poche, quindi pare che adesso ne vogliono mettere 19, forse anche il presidente dell'arcicaccia, chi lo sa, l'esercito della salvezza, insomma sono varie istituzioni da immunizzare, e probabilmente da quando si è messo il Panama in testa come Al Capone e ha chiesto a un vescovo di fargli fare la comunione anche se è divorziato, è molto probabile che nel lodo Schifani bis ci sia anche il diritto di fare la comunione almeno per i divorziati che hanno il nome che comincia per S, il cognome che finisce per B e la testa bitumata. Grazie e passate parola.